L'autostrada del Brennero protagonista quando si parla di sicurezza, che passa anche attraverso la lotta ai traffici illeciti, presentati tra i nuovi dispositivi per i controlli. Non è un sogno rivolto solamente al futuro, ma anche nella realtà che viene dal passato, perché da sempre c'è questa attenzione alla legalità e questi rapporti forti anche con la Guardia di Finanza non sono nati oggi, quindi c'è questa attività che continua, viene rafforzata anche grazie alla tecnologia che mette a disposizione questi nuovi macchinari che rendono più performante queste ricerche di questi traffici illeciti. Realizzare delle strumentazioni che sono ad oggi prototipi ma che diventeranno diffusi nella dotazione delle pattuglie della Guardia di Finanza, che consentono da una parte di verificare con tecnologie assolutamente innovative la presenza di zone di vuoti all'interno dei mezzi. E poi importantissimo questo spettrofotometro, che è un dispositivo che consente di fare un'analisi utilizzando anche algoritmi di intelligenza artificiale di quelli che sono i contenuti degli oli combustibili, quindi in grado di individuare immediatamente se si tratta di materiali che non corrispondono a quelle che sono le indicazioni normative e anche quindi che si prestano a evasione rispetto alla parte di fiscale a cui sono soggettati i singoli prodotti, e questo è un altro elemento che ha consentito anche l'anno scorso un'operazione interessante che poi ha portato a tutta una serie di conseguenze importanti, e questo dà il senso che qui c'è attenzione alla legalità.